Amici del tubo, un saluto a tutti. Oggi sono venuto in una zona e in un campo nuovo, e quindi ogni volta che vengo in una zona nuova c'è sempre l'entusiasmo di sperare di trovare qualcosa di buono. E niente, farò come al solito un video non troppo lungo. Vediamo che cosa c'esce in questo campo che vedete qui alle mie spalle. È un campo molto grande, c'è da girare molto. E la novità, come vi dicevo, è che ho già provato la nuova pala. Come vi dicevo, avevo una pala di quelle militari, molto robusta, pesante, ma guardate che spettacolo, che cos'è questa. Ed è, vi posso dire, l'ho provata, è fantastica. Queste sono molto molto taglienti, tagliano molto le radici che trovano sui fianchi. La pala ha una punta veramente molto molto robusta, è ben fatta, e vi posso garantire che la mia schiena ne ha usufruito un bel po', perché l'altro giorno sono andato su un terreno duro abbastanza, e vi dico che il suo lavoro lo fa benissimo. Quindi per chi volesse comunque non rompersi la schiena, effettivamente io la consiglio. Ok, adesso prepariamo l'attrezzatura e vediamo che cosa c'esce in questo campo. Qua un bel suono, ho cacciato tappi, pezzi di lamiere. Qua però il suono è quello che piace a me. Eccola, cavolo ragazzi, eccola qua, eccoci qua. Ok, anche oggi per il momento ci stiamo salvando, bellissimo. Ok, proprio contento, andiamo avanti. Ho fatto una buca poco fa enorme, c'era un pezzo di latta molto molto profondo, una buca disumana. Non vi sto mostrando oggi ragazzi un po' tutte le cianfrusaglie che trovo, o meglio cerco di fare i video su quelli che sono gli iddi buoni. Qua c'ho un 50-55 stabile, e quando è così insomma potrebbe essere qualcosa di... Oh cavolo, cos'è? Una rondella? Questo veramente sembra un anello, non mi sembra una rondella, no, credo sia un anello ragazzi, tutto arrugginito, ma leggero. Comunque, bel ritrovamento. Adesso per chiudere vi mostro questo splendido ritrovamento, ecco qua, vedete? allora ragazzi, ho trovato anche questo coltellino arrugginito. Come oggi per mia scelta non metterò tutte le riprese dei tappi, zoccoli di mulo, e quindi mi limiterò a mettere questi due ritrovamenti a mio avviso molto molto belli. Niente, quindi ho voluto fare questo video. La pala funziona alla grande, e oggi sono contento perché ho fatto i primi ritrovamenti con la mia nuova pala. Un saluto a tutti gli amici del canale, a chi fosse interessato al metal iscrivetevi, per me è un piacere, e saluto a tutti quanti quelli che mi seguono.